10.000 presenze alla Sagra delle Ciliegie. La stima del dato viene fatta dall'associazione organizzatrice Raiano Eventi. Il numero è andato ben oltre dopo il concerto di Nicole Tuzzi, che ha concluso la 2 giorni di manifestazione. Varie iniziative di carattere culturale, dello sport e dello spettacolo hanno caratterizzato la 58esima edizione, all'insegna anche degli antichi mestieri e soprattutto della produzione locale della ciliegia. Ieri il momento clou con la sfilata dei carri folcloristici. È stato un pomeriggio bellissimo, pieno di gente, il tempo ci ha graziati, così possiamo dire. È riuscita una bellissima manifestazione, contributo sicuramente dell'associazione Raiano Eventi, ma soprattutto il contributo di tutti i cittadini di Raiano che hanno addobbato le vie del paese e hanno contribuito alla realizzazione dei carri allegorici e anche alla formazione di una stupenda sfilata, un corteo che è stato impreziosito dalla presenza di cortei che sono venuti anche dai paesi vicini. A sfilare 4 delegazioni, rappresentanza di altrettante manifestazioni popolari che si svolgono nel territorio provinciale: il Palio degli Asini di Navelli, la Dodd di Villetta Barrea, Santa Gemma di Goriano Sicoli e la Giostra Cavalleresca di Sulmona. Soddisfazione è stata espressa dall'associazione Raiano Eventi. Un ringraziamento doveroso a tutti coloro che anche quest'anno hanno dimostrato un'unità nei confronti di questa manifestazione che porta avanti. Sì, è vero che l'ente organizzativo è Raiano Eventi, però di fatto c'è un'unione un po' di tutte le associazioni di Raiano, di tutte le persone comuni, di tanta gente che qualcosa fanno anche loro per la Sagra delle Ciliegie. Mi sento di ringraziare tutti coloro che hanno voluto dare un supporto economico alla manifestazione, tutte le attività commerciali di Raiano, tutte le imprese edili di Raiano e non, insomma tutti quanti. Un successo che permette a Raiano di diffondere il proprio nome al di fuori anche della regione, grazie anche alla presenza quest'oggi di 6 giornalisti di testate nazionali che sicuramente parlano bene del nostro paese e del nostro territorio. Al termine del corteo in piazza Postiglione il saluto del sindaco Marco Moca e la lettura del componimento poetico da parte del professor Ottaviano Giannangeli. In serata la gran chiusura con il concerto di Nicole Tuzzi, che si è esibita insieme a Davide Papasidero, proveniente anche lui da X Factor 5.